Buongiorno a tutti, oggi siamo a Carbonera in provincia di Treviso, siamo venuti a trovare Giuseppe, abbiamo installato un impianto fotovoltaico da 8 kW, 30 kW di batteria di accumulo e la colonnina di ricarica per veicoli elettrici. Inoltre, come intervento trainante, abbiamo sostituito la caldaia esistente con un sistema ibrido della Daikin. Il tutto grazie al super bonus al 110%, quindi completamente l'intervento a costo zero. Giuseppe, allora, com'è andato l'intervento? Ma l'intervento è andato bene sin dagli inizi, sin dai primi contatti con l'azienda. Sono sempre stato contento perché la professionalità è molto buona. Ho preso contatto con il consulente che mi ha fatto tutti i preventivi, mi ha spiegato e dopo chiaramente il tempo necessario siamo arrivati all'installazione che è stata velocissima. Io mi aspettavo qualcosa di più difficile, invece un paio di giorni è andato tutto bene, è stato tutto installato, gli installatori sono stati professionali e mi sono trovato molto bene, devo dire. E come mai hai scelto bioenergia? Avevi valutato anche altre cose al momento della scelta? Ma devo essere sincero, bioenergia l'ho conosciuta anni prima, quando ancora non c'era il bonus 110%, e avevo preso contatto per capire appunto la convenienza dell'installazione dell'impianto, e all'epoca avevo optato per aspettare perché appunto non avevo valutato di attendere. Per fortuna i contatti sono rimasti, continuavo a ricevere la mail al mio indirizzo e quando c'è stata la possibilità di iniziare col 110% e fare l'installazione praticamente a costo zero, non ci ho pensato due volte e sono andato avanti, insomma, e sono ben contento di questa scelta. E a distanza di qualche mese, ormai credo che sono 4-5 mesi che abbiamo installato l'impianto, hai già avuto modo di vedere un effettivo riscontro sulle bollette a livello di risparmio? Sì, a dire il vero sì. Mi sono arrivate tre bollette da quando ho fatto l'installazione. La prima si riferiva a un periodo precedente, quindi era come tutte le altre, e la seconda era gradualmente a cavallo, diciamo così, dell'installazione più bassa. La terza sono stato molto contento perché sì, la riduzione di consumo è notevole, insomma. L'intervento è stato effettivamente a costo zero, come promesso in fase di contratto? Sì, no, non ho pagato un euro in più di quello che mi era stato preventivato, quindi non ho pagato nulla di fatto. Il deposito cauzionale richiesto, quello dopo ti è stato restituito? Il deposito cauzionale mi è stato restituito, tra l'altro il deposito che avevo effettuato era più basso rispetto a poi al costo dell'impianto finale, ma è rimasto quello che era inizialmente stato preventivato, non mi è stato chiesto neanche di aumentarlo e comunque mi è stato restituito del tutto e anche in tempi molto molto veloci. Bene, e c'è stata qualche complicazione particolare a livello di Beh, pratiche? a parte mettere delle firme, non c'è stato altro da fare perché sono stato seguito dalla A alla Z. E quindi no, a parte mettere delle firme non ho fatto altro. Che poi qua mi permetto anche di chiederti, lavorando in banca, quindi penso che hai voce in capitolo per quanto riguarda l'esperienza della cessione del credito, non sembra così semplice e No. facile. No, per esperienza personale di clienti, io ho avuto la fortuna di non affrontare la cosa, ma vedo che gli altri che affrontano la cosa si trovano in grande difficoltà perché la burocrazia che c'è dietro queste pratiche, la documentazione da fornire è veramente tantissima e quindi affrontarla da soli è molto 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 complicato. Bisogna affidarsi a qualcuno che, insomma, abbia l'esperienza, la professionalità per poterlo fare ed è tutto di vita guadagnata. Penso sinceramente che sia, sì, una cosa molto molto buona e positiva questa.
Quindi trovare un'azienda come Bioenergia che ti presenta un pacchetto chiavi in mano dove c'è solo da fare un po' di firme, sicuramente fa la differenza. No, è l'opzione migliore che si può avere sul mercato in questo momento. In conclusione, quindi ti chiedo, è stata un'esperienza soddisfacente? Al 100%. Bene, ti ringrazio per questa testimonianza e sai che siamo a disposizione per qualsiasi cosa. Figurarsi è stato un piacere, insomma, ed è giusto anche dire quando qualcosa è andato bene, che è andato tutto bene, quindi tutto bene. Grazie. Sunshine, 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 every day I'm